Buongiorno a tutti quanti. Alla fine non ho messo quella collana che vi ho fatto vedere all'inizio del video perché non lo so, ma la immaginavo un po' diversa, una roba vecchissima che usavo tipo quando ero alle superiori, inizio superiori, e mi è tornata in mente perché secondo me ci stava con una canota del genere, una collana, però materiali un po' del cacchio. Comunque, per colazione, come stavate un po' vedendo, ho fatto questo pancake. Già un pezzo l'ho mangiato. Ho un po' inventato, per mettere meno albume, ho provato ad aggiungere questo prodotto qua, che è il collagene coffee, e ha un tot di proteine, perché il collagene comunque ha proteine. Per dolcificare ho usato qualche goccia di questo, ma va benissimo qualsiasi cosa abbiate, e di solito uso anche il miele è ottimo per dolcificare. Oggi è giovedì ed è il 10 settembre e io tra poco vado al lavoro. Questa è già la seconda settimana, sta andando tutto bene, finirò verso le 6 di sera, poi l'intento è tornare a casa, allenarmi, poi farmi la doccia, prepararmi, che poi vado da Brian. Vediamo tra poco, magari faccio vedere per bene come mi sono vestita. I pantaloni che ho preso sono di OVS, ho preso un po' di cose dell'OVS, ci sta veramente tanto per abbigliamento magari da ufficio low cost. Ho già pubblicato degli articoli sul sito e vi posso lasciare il link direttamente in info box se volete leggere, ce ne sono due per adesso, forse solo uno però vi interessa un po' di più, e quindi se avete piacere di leggerlo vi lascio il link in info box. Sono le 7:25, mi sono allenata circa 35 minuti e basta, perché sono veramente sfatta e sono proprio stanca, probabilmente anche perché a differenza dell'altro tirocinio qua mi muovo molto di più, proprio mi sposto, faccio avanti e indietro 4 volte al giorno, perché vado là, torno a pranzo, ritorno là, torno a casa. Quindi insomma sicuramente, poi tendo sempre a fare le scale quando sono là, scusate, si vede il gabinetto. E quindi sicuramente questo mi stanca anche di più, oltre al fatto che cerco sempre di fare le scale quando vado là. Chissà quanto riuscirò a tenere i ritmi. Forse più avanti toglierò un allenamento a settimana e me allenerò 3 volte, perché insomma il weekend non mi va di allenarmi, perché spesso abbiamo dei programmi, facciamo delle cose e voglio proprio rilassarmi il weekend. Devo dire, un pochino allenarmi mi mette un pochino d'ansia, perché da una parte è piacevole, dall'altro canto lo vedo un po' come un piccolo dovere e quindi un po' di ansia c'è, non lo nego. E nulla, adesso mi vado a fare una doccia che c'è un caldo, porca vacca, e poi vado da Brian e pensavo di portarmi 2 uova sode che adesso le ho messe su a cucinare, ci tengono un po' d'occhio i miei, e verdure cotte al vapore, che hanno sempre fatto i miei, diciamocelo, e quando devo organizzarmi tutto questo da sola,
però quando dovrò organizzarmi tutto questo da sola spero anche insomma di riuscire ad abitare con il mio ragazzo, perché insomma diciamocelo che noi abitiamo a 8 minuti circa senza traffico di distanza, però comunque è un bello sbatto ogni volta, prendi, vai, quindi insomma riuscire a evitare già anche una roba del genere, riuscire a abitare insieme. E dopo ci vediamo, che vi faccio vedere la cenetta. Domani c'è una mega riunione che durerà tantissimo a lavoro e devo assolutamente essere impeccabile con l'outfit. E sì, vabbè, non ora di che, già mi sto vestendo abbastanza bene. Lo state approvando su Instagram, per chi non mi dovesse seguire su Instagram posto, adesso sto più o meno postando tutti i giorni quello che mi metto. E un po' anche questo mi crea ansia, perché ho paura di deludervi. Mi avete dato qualche consiglio su Instagram, scusa, metterlo domani. Comunque direi di rimettere i pantaloni di oggi, quelli neri. Niente, siamo al giorno dopo, mi sono scordata ieri di portarmi la macchina fotografica e di riprendere la cena, quindi farò vedere la cena di stasera. Ho scongelato un burger veg e poi verdure e pane. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo. Se avete richieste di video in particolare, mi raccomando, scrivete qua nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.